abbandonare democrazia di consiglio ci sarà, e che in qualche modo, diciamo, dovete in qualche modo contenere i danni che ci sono. E uno degli argomenti che dovete cominciare a utilizzare a scuola, con quelli che sono di buono come me, e che tanto possono perderlo, sono troppo vecchio per perderlo, anzi due argomenti. Uno, non è detto che una che ha 35 anni si comincia a perdere il posto, che ci potrebbero essere quelli con la legge 104 che scavalcano quelli con 35 anni come me. Giusto per farvi capire che l'ambiente è scettico. L'altra cosa molto importante è quella che vede già nella legislazione esistente la possibilità del licenziamento. Poco fa io parlavo con qualche collega dell'incontro con Leone che ha detto i danni che superi eccetera. Noi quest'anno a Palermo, anche se abbiamo per 20 posti di diverse scuole che saranno proprio collocate eccetera, non abbiamo un esubero personale di ruolo sulla scuola primaria, per esempio. Non lo abbiamo sulla scuola secondaria di primo grado, non lo abbiamo sulla scuola secondaria secondaria, non lo abbiamo sulla scuola di infanzia. Ci sono province dove già quest'anno ci saranno esuberi di personale di ruolo, quindi gente che lavora nella provincia, per fare un esempio, di Caltanissetta o di Trapani, che è di ruolo e che quest'anno che viene, 2009-2010, non avrà una cattedra da andare a ricoprire, perché risulterà di esubero sulla votazione organica provinciale. Poi magari diventerà con l'utilizzazione sui posti che sono liberati per motivi più sbagliati, però ci sarà esubero. Sul Palermo, l'altro giorno parlavo con Di Stefano per un'altra riunione e lui ci prospettava, ripeto, sul Palermo, che diciamo è grossa chiaramente come provincia e come tutto, noi dovremmo avere un esubero di personale di ruolo, dice il sistema, dalle proiezioni che fa con questo meccanismo che parte, fra due anni, quindi non il 2009-2010, non il 2010-2011, ma il 2011-2012, nonostante i pensionamenti previsti, dovrebbe vedere a Palermo, e se succede a Palermo state tranquilli che è già successo in tutte le altre posto provincia della Sicilia, un esubero del personale di ruolo. Quindi questo meccanismo comporta che queste persone che diventano esubero come ruolo hanno gli anni di tempo per riconvertirsi, cioè nel senso che fanno fare un corso, come già è successo, veloce, ci fanno diventare docenti di inglese, docenti di sostegno, docenti di compartimentale, per cui io per esempio me ne vado a lavorare al comune, figurarsi che quando mi servono quelli di gambe, c'è cioè anche i tagli, si spiegano, quindi figurarsi che quando il comune. Tempo licenziato, non per anni di tempo, perché questa è già in legge, non c'è bisogno per fare una legge, questa già è fatta e già esiste. Quindi in questa situazione noi ci troviamo, ripeto, a poter portare avanti una battaglia sulla quale che tenga, non ci sono delle motivazioni e dobbiamo cercare non solo di essere motivati noi, se parlo con insegnanti la motivazione sappiamo esattamente cos'è, ma dobbiamo motivare anche gli altri, perché io dico sempre, è vero che i miei figli non li ho nel mondo della scuola, io sono un lavoro privato che è differente da la cosa, ma anche in quel caso tutti quelli che attualmente potrebbero essere occupati nella scuola e che saranno il centro della vita cercare lavoro, concorreranno che con i miei figli che a scuola non ci devono lavorare per cercare un lavoro. Quindi la cosa mi interessa anche se sono prossimo alla pensione, quello che io cerco di far capire alle colleghe che sono stabilmente occupate. Cioè non c'è nessuno che in questo momento può dire il problema non ti guarda. Poi se voglio, questo per non dare dignità, dico sempre, cioè però squallidamente guardando il mio interesse. Perché se poi invece voglio guardare un po' più avanti, allora dico, il crollo della scuola pubblica significa che noi rinunciamo alla democrazia. Non so chi di voi che si era visto la fiction, come si dice su TikTok, no? Chiamiamola come vogliamo, abbastanza romanzata, ma più o meno la storia è quella, anche peggio, forse l'hanno romanzata proprio per non darla così.
adesso. Cioè la scuola non deve funzionare, perché se tu possiedi le parole, nessuno ti può mettere piedi sopra la testa. Allora, questo è un problema che ha una grande dignità, ma anche, ripeto, squalificatamente toccando l'interesse diretto delle persone con cui entra in contatto, siccome siamo insegnanti e sappiamo anche leggere chi ci sta di fronte, troviamo l'argomento che rispetto alla persona che ci sta di fronte può produrre un risultato, motivando a fare una scelta di battaglia nei confronti di questo. Di queste scelte governative di questo momento, che ripeto, il 30 ottobre ci deve servire anche a questo, perché il 30 ottobre è chiaro che hanno scioperato tutti, cioè non è che hanno scioperato solo quelli che non si riconoscevano in questo governo, hanno scioperato anche quelli che si riconoscono in questo governo. Nel movimento dell'università eccetera, che poi si è un po' sfilacciato, anche lì lo sciopero era massiccio. Il problema è che bisogna andare avanti e continuare la battaglia. Allora, per continuare la battaglia e andare avanti bisogna trovare le ragioni e le motivazioni. E io ritengo che il compito di ognuno di noi, anche con fatica, anche quando l'interlocutore che abbiamo davanti scioglie in mente di tante stanze dal muro, dobbiamo soprassedere a questa tentazione e con molto grado e pazienza cercare di spiegare. Inizialmente abbiamo iniziato una battaglia, però avevamo nella finanziaria dei Prodi che non c'erano ancora data, ce le davano adesso e quello diventava una sorta di contratto di solidarietà. Non compensiamo il costo della vita, ma compensiamo quello che ho stabilizzato per 80.000 persone. Ciascuno di noi, sono sicura, avrebbe detto di sì. Rispetto a questo, no, però, se non ci siamo, che non è possibile che l'istituto si taglia soltanto e si mette la scuola nelle condizioni di non funzionare. Perché noi, ognuno di noi che vive dentro le scuole, sa benissimo, come sappiamo sono colleghi incapaci, sappiamo che la maggioranza è gente che dà la vita dentro la scuola. Io oggi mi sono avvelenata la giornata, come diceva giusto che giustamente diceva tutti che legge queste cose. Ho letto una nota a proposito dei collaboratori scolastici, che non sono qui, sono a volta mi auguro, dove c'è una tragedia, una nota del dirigente scolastico di Catania. Semplicemente squallida, se poi ve la leggete, ma è proprio che sono attentata alla giornata, sono veramente violenta questa cosa. C'è un modo di parlarne, di dice come una cosa assurda. Dopodiché, c'è gente che non lo so cosa, cioè, questi potrebbero, come si chiama, l'influenza intesa, la frusta, non lo so. C'è una cosa veramente rispetto gerarchico. Ci colleghiamo al disegno di legge Aprea, disegno sul reclutamento, precariato. Avete detto che cosa esce? Cioè, qual è la proposta che va a Gemini fare relativamente alla formazione iniziale dei docenti? Mi auguro che qualcuno abbia detto qualcosa. Di laurea, cinque anni, poi vostra il tirocino, tra la toglie regionale, eccetera, eccetera. Senza le casse il disegno di legge Aprea che nel sta facendo i suoi passi. Mettete insieme le due cose e ci ritroviamo in una condizione in cui le scuole diventeranno fondazioni, in cui si fa il concorso di scuola, in cui si fa una